Buongiorno, sono Anna D'Amico, responsabile marketing di Eduforma. Sono qui con Alessandro Pedron. Ciao Alessandro. Alessandro ha partecipato a un percorso formativo organizzato da Eduforma grazie ai finanziamenti della Regione Veneto, che aveva come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali di giovani sotto i 30 anni. Alessandro ha creato la sua startup, Zenko Games, una startup innovativa, da poco, perché ha costituito la società quando? Dicembre 2016. Ok, quindi da pochissimo, e tu Alessandro hai quanti anni? 28. 28, quindi sei un giovane imprenditore. Possiamo dire che gli obiettivi, insomma, regionali sono stati raggiunti. Tra l'altro, con Alessandro abbiamo avuto altre nove start-up che hanno avviato la propria attività o sono in fase di avvio. Prima di entrare un po' nel vivo di quello che fa Zenko Games, Alessandro, vorrei chiederti che cosa ti ha spinto a partecipare al nostro percorso di formazione. Ma sicuramente per due motivi. Il primo erano i contenuti del corso. Sono stati molto utili quelli riguardanti l'aspetto fiscale e amministrativo d'impresa, che non conoscevo, e anche un ottimo impasto di marketing e comunicazione. Io sono laureato in marketing e comunicazione, ma comunque devo rinfrescare gli argomenti facili da avere. E il secondo motivo era il bando collegato, quindi un premio monetario, diciamo, che è stato sicuramente d'aiuto in questa prima fase di avvio. Certo, ricordiamo infatti che all'interno del percorso formativo era previsto per i ragazzi che avevano una propria startup un contributo proprio regionale per affrontare, insomma, le prime spese di chi aveva una propria startup. Quindi anche quello sicuramente può essere un input, un incentivo importante. Ovviamente se di base c'è comunque un'idea, sì, qualcosa da fare. Se posso aggiungere un'ultima cosa, il corso è stato molto utile anche dopo la fine, con la rete di relazioni che ho instaurato grazie al corso. Ho trovato i miei partner tecnici, oltre a commercialista e consulente di lavoro, che mi sono stati fortemente d'aiuto. Certo. Senti Alessandro, adesso raccontaci un po' che cosa fa Zenko Games, che cosa fate? Zenko Games, come molte startup, nasce da una nuova idea. La nostra si chiama Diamonst, è un videogioco per ambiente mobile in realtà aumentata. Noi sfruttiamo una tecnologia che ci permette di creare delle scene in 3D in cui puoi visualizzare dei personaggi o delle persone umane in 3D davanti a te. E questo è molto immersivo, soprattutto quando sarà collegato nel gioco finale con una storia, ci sarà un arco narrativo, ti farà andare in giro per la tua città e vivere una vera avventura che vedrai appunto nel tuo mondo interagendo con persone in 3D e personaggi. È una cosa molto particolare. Mi dispiace che magari non abbiate un confronto già nella vostra testa, ma è una cosa molto innovativa e dà delle sensazioni molto forti. Quindi i punti di forza rispetto a quello che già c'è è il discorso narrativo, e poi qual è l'altro aspetto? Ma l'aspetto narrativo sicuramente è importante per trascinare gli eventi del gioco, ma dopo appunto c'è quello che è definito un gameplay abbastanza strategico, ricercato, che permette appunto una sfida a livello intellettuale fra i giocatori. È un po' come scacchi, di trovare la combinazione di mosse corrette per battere il tuo avversario. Richiede anche un'abilità, diciamo. Sì, sicuramente, soprattutto quando si era sviluppato un multiplayer, bisognava studiare bene le proprie mosse per battere l'avversario. Quindi era strategica. E Alessandro, a che punto è questo videogame? Dunque, noi abbiamo finito la fase produttiva della demo, quello che in gergo è stato appunto chiamato MVP, Minimum Value Product. Noi adesso puntiamo la pubblicazione verso maggio, la prima versione, e il multiplayer verso luglio-agosto. Nel frattempo cercheremo investitori, e infatti abbiamo programmato una fiera a giugno a Laue, in Santa Clara, California, la fiera mondiale della realtà aumentata. Quello lanceremo lì e cercheremo appunto finanziatori in quell'occasione. Invece puntiamo a pubblicare il gioco finale verso luglio, giugno-luglio di 2018, appunto con l'arco narrativo di personaggi implementati. Ok, quindi è un anno ricco di emozioni e di cose da fare. Giustamente. Alessandro, se dovessi provare a dare tre consigli a chi oggi vuole aprire una propria attività, da che cosa partiresti? O comunque da che cosa è giusto partire secondo te? Guarda, il primo punto viene da un po' il mio background, quindi sono nato in marketing di comunicazione, per il primo consiglio devo dire fate il marketing all'inizio del progetto. Molti confondono il marketing con la pubblicità che viene fatta alla fine, è corretto quello, ma c'è anche l'analisi all'inizio, quindi non solo trovare analizzare cosa vuole il mercato, ma trovare nel mercato le convalidazioni della tua idea.
Quindi va bene l'innovazione, va bene qualcosa di nuovo che non c'è, ma devi trovare nel mercato quei segnali che dicono che avrà successo. Quindi fare un'analisi strategica pur mantenendo la creatività all'idea. Sì, esatto. Cioè non cedere a fare quello che vuole il mercato, perché sennò muore un po' l'aspetto innovativo, ma trovare al mercato quei segni di conferma che dicono la tua idea può funzionare. Ok. Quindi questo è il primo punto. Sì. Il secondo? Il secondo è creare un team affiatato e con delle competenze variegate. Quindi ognuno deve coprire un suo ruolo, questo è il principio del team. E soprattutto essere una startup che non siano interessati magari ai soldi nel breve periodo. Purtroppo nel caso di startup soldi ce ne sono pochi e devono essere dirottati verso la produzione del tuo prodotto, della tua app, di quello che c'è. Deve essere la passione iniziale di voler raggiungere l'obiettivo, diciamo. E bisogna puntare ai guadagni nel lungo termine. Questa è un po' una cosa molto importante, perché sennò il progetto muore. E il terzo consiglio è fate un corso nella forma. Perché soprattutto per colmare quelle competenze che sono necessarie dal punto di vista amministrativo, fiscale, e se non potete comunque cercate di trovarvi un buon commercialista, un buon consulente di lavoro che si occupi di queste cose qua, perché non è il vostro lavoro, voi dovete essere concentrati su creare valore sul prodotto, la parte amministrativa fatela fare ai professionisti che è il loro lavoro. Quindi possiamo dire che il primo consiglio e il terzo consiglio in qualche modo si richiamano, no? Perché dici fate un'analisi strategica, però a volte per fare un'analisi strategica bisogna acquisire delle competenze che in prima battuta uno non può avere, no? Soprattutto se viene da un background magari diverso da quello che sta tutto il percorso. Sì, questo è un problema soprattutto di programmatori magari, che magari hanno le competenze per farlo, ma magari hanno creato un prodotto che il mercato non vuole, oppure ci sono anche un sacco di buone idee che però non sono profittevoli. Oppure non sei in grado di comunicare con la tua idea, magari il prodotto è patentato alla perfezione, però poi non riesci a venderlo come hai fatto nel mercato. Sì, questo è molto importante. Bene, ringraziamo Alessandro che ci ha ospitato qui nel suo ufficio e ovviamente tutto il team di Eduforma ti fa un grandissimo bocca al lupo. Grazie.